Ciao Lupo Nero, mamma mia. Ciao Luis, come sei contento. Alizia è qui. Ciao patatino. Amore, cosa prepari qui? Ma un semplice risotto con la zucca e porri. Zucca e porri? Facile. E veloce soprattutto. Vuoi un po' di porri, Luis? Senti quell'altro in camera. No, non ci piace. Non ci piace. Non ci piace. No. Insomma. Senti quell'altro? Ci chiama? Lo senti? Giusto, giusto. Vediamo qui. Silvia. Sì. Dai, su, scendi a tuo fratellone. Su. Andiamo. Dai, su. Mannaggia. Mannaggia. Sta cominciando a soffriggere. Che odore. Che profumino. Ah, vuole prendere il gattino. Aiuto, aiuto. Ehi, mamma mia, si è leccato tutto. Su, oh mio Dio. Oh. E intanto qui si continua. Mettiamo la zucca e poi fondiamo il tutto. Con sale, piacere. E un po' di curcuma. Sempre piacere. Più che peggio. Sono calmati gli animaletti? Forza ragazzi, su. Fate un po' di spettacolo, dai. La gente vuole vedervi. Questi due animaletti. Oh mio Dio. Oh mio Dio, che cos'è questo? Oh mio Dio. Ce l'ha fatta di nuovo a salvarsi. Ai ai ai, guarda qui che classe. Aggiungiamo il riso. Ma come, senza bollirlo? No, prima lo facciamo soffriggere un po', poi lo affoghiamo un po' nel vino bianco. E poi mettiamo l'acqua e facciamo cuocere insieme. Ah, boh. Vediamo cosa esce. La prima volta che sento. Sfumiamo con un po' di... Questo qui non prendiamo fuoco? Forse. Agitalo un po', vediamo. No.
non prendiamo tutto tranquillo. E già ci vorrebbe. Che profumino! Lavare le mani, ciao, lupo nero, sciam. No, sto cane fa male. Basta. Aia. Luis, accuccia. Ma lo prendete un attimo, questo che non ce la fa più. Sì, certo. Prendiamo. Eccolo. Eccolo. Arrabbiati, siamo arrabbiati noi. Eh sì, certo, tutti ci danno noia. Tutti ci danno noia. Oh, non ho fatto niente. E noi cosa ci mettiamo? Acqua. Acqua? Sì. Quindi insomma, questa ricetta come si chiama? Io ancora non ho capito. Diamogli un nome. Riso. Riso. Con zucca e porri, basta. Con zucca e porri. Risotto, vai, facciamo risotto. Risotto con zucca e porri. Royce, ma cosa c'è qui? Vediamo cosa c'è per Royce Dog Box. Per un momento di coccoli. Benvenuto nella family Our Pet Food. Our Pet Food. Royce oggi farà una degustazione. Una degustazione? Del di qualcosa di molto speciale. E mangiare su misura di cane. Royce, è buono, mangio anch'io, eh? Royce, sits. Sits. Bravo. Bravo. E fermo. Vediamo cosa abbiamo. Arte Pet Food. Biscotti con mortadella e parmigiano reggiano. Alimentare per cani. Senza aggiunta di conservanti e coloranti. Sì? È tuo? C'è la tua foto per Royce. Per Royce c'è pure la sua foto. E abbiamo anche questi assaggini. Questo lo facciamo solo se Royce è bravo. Vediamo se lo merita. Sì, è tuo. Freddy, sta buono. Zizz. Sì, è tuo. Vuoi aiutarmi ad aprirlo? Va. Vai, fermo ad aprire, vai, tira, tira. No, questo è un tavolo, sì. Lui si accuccia, qui, sì, e fermo, sì. Dai, Lui, fai bravo. Bravo. Proviamo. Tavolo. Buono. Certo, ci sono anch'io. Sit. Plats. Sit. Plats. Sit. Plats. Plats. Sit. Bravo. Si tratta di mangiare. Questo è buono, vero? Ok. Cosa abbiamo? Che buono. C'è anche quello. Allora, crocchette artigianali per cani. Pesce azzurro. Mentre questo è agnello, riso e patate. Wow. Allora, falli vedere qui che non ho visto. Ah, ecco. Se me lo lascia fare. Royce, sits. Senti quest'altro. Pesce azzurro. Questo adesso è in casa. Agnello, riso e patate. Con quale iniziamo? Quale scegli? Questo? Vai. Andata per agnello, riso e patate. Plus.
Bravo. Sitz. Bravissimo. Non è male. Sitz. Bravo. Approviamo. Pesce azzurro. Oh, ma quello lì, che dice lì? Oh. Pesce azzurro. In effetti, odora di pesce. Pesce azzurro. E li mangia anche questi. Proviamo verdure. Verdure? Sì, un broccolo. Rois, che abbiamo fatto di male. E qui. No, l'ha mangiato. Oh, vabbè. Questo cane. Ma che sei? Ma mangi tutto. Insomma, c'è un po' la faccia delusa, però. Ha un sapore. Però lo mangia. Però lo mangia. È rimasto un altro pezzettino qui, Rois. Se lo mangia vuol dire che davvero gli è piaciuto. Bravissimo! Fuss. Sitz. Platz. Sitz. Fuss. Sitz. Platz. Bravo! Addestramento in casa. Casalingo. Contattateci. Contattateci. Addestriamo tutti i vostri animali. Pappagalli. Gatti. Crisceti. Crisceti. Anche mosche. Sono proprio arrabbiato con voi. Pois, cosa gli hai fatto al tuo amico? Insomma, amore, con questa ricetta come siamo? Perché io ho una fame da lupi. Bisogna aspettare che cuocia. Quanto? E riso integrale. Un po' più tempo per cuocere. Tipo quanto? Altri 10 minuti. E tu chiedi. Intanto mettiamo a questo burro vegetale per dargli un po' più di consistenza. Chris? Ehi! Dai, dici anche te qualcosa, su! Dici qualcosa, su! Pisce! È il nostro risotto. Pure zucca è pronto. Ha smesso. Così la gente capisce che non è niente montato, è tutto reale. Un po' di formaggio. Che odore. Buonissimo. Sì, patatino, arriviamo.